Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora questa è la seconda parte e riprendendo i discorsi che abbiamo iniziato nella prima parte della trasmissione, vi ricordo che i problemi di Radio Gamma 5 sono comunque attuali, cioè riuscire ad aiutare e contribuire a questa radio è in ogni caso importante. Però una cosa volevo dire, partendo da una telefonata che dopo ho dovuto chiuderla anche velocemente perché ho avuto un'emergenza da un'altra parte. Radiogamma ha necessità di trovare un posto, un capannone, un luogo dove trasferire quelli che sono la sede radio, quella che è la sala dibattiti, quelle che sono le varie attività di Radiogamma. Alcune persone stanno già segnalando dei posti, no? Ho visto anche qua dei biglietti di segnalazione. Una cosa pregherei alle persone che ci segnalano che c'è un capannone, un posto, qualcosa da comprare o da accedere, non caricate di lavoro il presidente Paolo Girotto, perché poveraccio già ne ha fin sopra i capelli. Cioè, se sapete che c'è un capannone, un posto che potrebbe essere contattabile ad opera della radio, cercate di farvi dare magari il numero di telefono della persona responsabile, un riferimento preciso, cioè non contattate la radio dicendo a Mazzanzago c'è un capannone, perché chiaramente non le persone della radio pigliare, andare a cercare dov'è a Mazzanzago, andare a cercare tutti i dati è comunque faticoso. Cioè cercate di segnalarlo in maniera più precisa, magari se sul cartello c'è vendesi e un numero di telefono, date il numero di telefono, prendetevi nota del numero di telefono, oppure se sapete che tizio vostro amico ce l'ha, date direttamente il numero di telefono del vostro amico, in modo che facilitate quello che è il lavoro della radio anche in questa attività, perché effettivamente quelle persone che si stanno dando da fare per riuscire a trovare una sistemazione anche per la radio, cioè a risolvere i problemi, effettivamente sono estremamente oberate di lavoro, per cui se le informazioni che passate alla radio sono precise è più facile che le persone contattino quello che voi segnalate e possono accedervi. Resta sempre il problema della radio di ancora quei soldi che mancano, cioè degli ultimi sforzi da fare. Non so se qualcuno magari non l'ha fatto, dice beh lo farò. Ecco, e questo sarebbe il lo farò, che sarebbe utile insomma farlo, ecco, in questo momento, perché tutte le persone che hanno avuto lo slancio di cuore sono intervenute immediatamente, addirittura io che ho partecipato alla festa dei Veneti a Cittadella e ho visto tutto il lavoro che ha fatto Luca per esempio a Cittadella, abbiamo visto arrivare persone col cuore in mano, cioè degli affezionati della radio effettivamente col cuore in mano per sostenere la radio, e dopo naturalmente questo slancio è proseguito fino a quella domenica di cui parla il presidente, che il 5 novembre, che penso che ci sia stato proprio l'esplosione di quella che è l'affettività nei confronti della radio. Bene, se manca qualcosa cercate di date un'occhiata, insomma, cioè più che altro per quelle persone che magari dicono beh io lo farei ma non ne ho avuto l'occasione o non ne ho avuto il tempo o magari boh non so neanche io dove fa, ecco, questo è proprio il momento di chiamare quel tipo di persone, cioè quelle persone che sono vicine ma non hanno avuto tempo, non hanno avuto la possibilità, ecco. Quelle persone sono quelle che in questo momento stiamo aspettando, perché chiaramente chi ha dato ha dato, cioè non si può chiedere ulteriormente alle persone che hanno fatto del loro meglio, però l'appello è rivolto a quelle persone che ancora, io so perché un paio me ne hanno anche parlato, in quell'occasione non hanno avuto tempo, non hanno avuto la possibilità, però lo avrebbero fatto volentieri. Ecco, stiamo aspettando proprio quelle persone in questo momento e penso che la radio abbia bisogno proprio di quella frangia. Dopodiché io chiaramente non sono all'interno dei conti della radio, cioè a me non mi interessano tanto
i conti, le cifre, i numeri, per cui mi basta la parola del presidente che mi dice c'è ancora un po', però siamo a un ottimo punto, cioè abbiamo risolto la situazione drammatica e stiamo adesso finalmente tirando il respiro e stiamo affrontando le ultimissime cose, però lo affrontiamo senza quella paura e senza quella tensione che avevamo un mese fa, che avevamo 2 mesi fa invece. Che eravamo quasi alla disperazione, cioè adesso tiriamo respiro, adesso vediamo la luce in fondo al tunnel, no? Mi sembra di essere Platone che sta nella grotta e che vede finalmente la luce. Effettivamente c'è solo da accendere qualche candela, diciamo. Ecco, se prima eravamo nel buio dello spazio siderale. Adesso invece siamo già alla luce, ci mancano ancora pochi passi, insomma, per cui datevi una mano ancora a questa radio che, torno a ripetere, io so benissimo che ci sono alcune persone in ascolto che mi darebbero tranquillamente fuoco, non ho di questi problemi né mi metto a questionare su questo, insomma. Quelli che, persone legate alla trasmissione, penso che abbiano fatto del loro meglio, e se non l'hanno fatto, è l'ora, insomma, di tirare fuori le ultime cose che mancano, se possono farlo. E quelli che mi vorrebbero dar fuoco, beh, spero che ci sia qualche speaker che in fondo gli abbia dato qualcosa, cioè qualche emozione, qualche passione, qualche volta che gli ha detto, ecco, l'avevo detto anch'io quello che dice lui. E si ricordino di questo, perché un giorno magari non avranno nemmeno più questo da questionare. Per cui l'ultima cosa, insomma, è questa. Mi raccomando, fate del vostro meglio e torno a ripetere, specialmente con le persone che non hanno avuto il tempo di farlo e stiamo aspettando esattamente loro. Ok, e questo è tutto per la radio. E speriamo naturalmente di risolvere al meglio la questione. Trasmissione di questa sera, niente, trasmissione di questa sera, voglio raccontarvi un pochino quello che è successo alla storia su Wikipedia. Ora, Wikipedia, come sapete, è una enciclopedia che viene composta in internet da parte di vari autori, di varie persone volontarie che caricano su internet, fanno le voci, compilano delle voci e le mettono su internet. All'interno di questo progetto avevamo pensato di fare la voce Federazione Pagana. In realtà noi abbiamo centinaia di pagine web, cioè in pratica penso che solo sul sito federazionepagana.it ci siano 500 o 600 pagine caricate, per un totale di 23-24 libri. Adesso ho perso anche il conto, ormai ho anche dimenticato, diciamo così, tutto l'insieme che ho messo. Cioè, c'è una quantità di materiale che rispetto ad altri siti è mostruosa. Ed è tutto materiale originale, tutto materiale scritto appositamente. Per cui non è copiato, non è rapinato, non è sciacallato da qualche parte, è tutto materiale originale. Però, fra tutto questo materiale, fra questo enorme lavoro che è stato messo, non è mai stata fatta una storia della Federazione Pagana. Questo non era mai successo, cioè non avevamo mai parlato di quello che facciamo noi e come è venuta sviluppandosi l'idea della Federazione Pagana, di quali sono le idee a fondamento della Federazione Pagana, di come ci siamo organizzati e dei tempi che ci sono stati. Si tratta in realtà di una paginetta, tutto sommato, anche misera rispetto a quello che facciamo normalmente, che però sinteticamente ti dà un'idea generale di ciò che è la Federazione Pagana. Quella pagina l'abbiamo scritta, io, mia figlia ha lavorato molto anche per dargli un certo ordine, e anziché metterla sui nostri siti, ho detto, beh, visto che ha dati, storia, riferimenti e non è di parte, cioè non è una cosa che facciamo noi per noi stessi, cioè non, la mettiamo su Wikipedia. Wikipedia, visto che bene o male la Federazione Pagana è una realtà, piccola o grande che sia, ha
avevamo pensato forse farà piacere. Ebbene, come abbiamo messo quella pagina, si è scatenato il finimondo. In pratica ci sono state aggressioni su aggressioni, finché quelle aggressioni si sono concretizzate in richiesta di cancellazione della pagina. Ci sono avuti dibattiti da tutte le parti, quella pagina è stata messa ai voti per essere cancellata, credo che questo non sia mai successo, come sia successo poche volte. Ci sono state chiamate alle armi un sacco di gente per riuscire a cancellare la pagina. Ebbene, 46 persone hanno votato per la cancellazione di quella pagina, 30 persone per la cancellazione, 15 persone per il mantenimento, una persona neutra. La pagina è stata cancellata. Ora, esistono due stati d'animo, no? Porta a questo. Innanzitutto c'è lo stato d'animo di aver potuto toccare con mano una realtà che dal punto di vista culturale, dal punto di vista civile, dal punto di vista della relazione con gli uomini, della relazione della vita, fa schifo. Cioè, in pratica siamo a livello di espressione di principi etici tipo nazismo, tipo campi di sterminio, insomma, cioè siamo a livelli dell'inquisizione cristiana, cioè siamo di quanto più becero ci sia. Naturalmente questi principi non sono manifestati nella società civile, cioè nella vita pratica, sono principi manifestati all'interno del web, cioè all'interno di internet. Dall'altra parte siamo invece contenti perché la battaglia è stata vinta. Ed è stata vinta perché in stregoneria vige un principio, che per vincere è necessario perdere. Cioè, in pratica, per riuscire a vincere per ciò che effettivamente è importante, devi perdere per altre cose. Cos'è importante? Importante è riuscire a diffondere le idee. Importante è far circolare ciò che vuoi ottenere. Importante è che le persone dibattino, si scazzino, maturino, si confrontino, e anche quando ti vengono contro, anche quando ti massacrano, riescano a memorizzare ciò che è successo e memorizzarlo in maniera abbastanza profonda da incidere sulle loro emozioni. Dall'altro lato, abbiamo, torno a ripetere, visto una situazione povera, misera, addirittura dove gente che pretenderebbe di scrivere un'enciclopedia non solo non sa nulla di cos'è un'informazione, di che cos'è un dato, ma non riesce neanche a capire cosa significa dare un'informazione e dare un dato. Cioè, vive la costruzione di un'enciclopedia, vive la costruzione di voci come se si pensasse a una specie di Dio onnipotente da cancellare ciò che gli dà fastidio e di scrivere invece ciò che a loro piace. Cioè, in pratica c'è un'esposizione soggettiva, un'esposizione personale che è una vera e propria guerra. È una guerra per far passare quelle informazioni che fanno comodo e non far passare le informazioni che non fanno comodo. E scoprire questo, vi assicuro che per me è stato importantissimo. Perché un conto è vedere le cose dal di fuori, no? Cioè pensarsi che le cose siano in un certo modo. E un altro conto è toccare le cose con mano. Toccare le cose con mano ti permette di verificare qual è la qualità delle cose. E ci siamo accorti che tutte quelle persone che sono passate attraverso Wikipedia non hanno idea di cos'è la società civile, di quali sono i principi che incorrono nella società civile. Naturalmente questo mi ha costretto a lavorare molto, cioè in pratica tutta l'azione che ho fatto in Wikipedia è stata un lavoro spaventoso.
È stato un lavoro spaventoso perché Wikipedia ha un'organizzazione della discussione che è spaventosa. In pratica c'erano sei livelli diversi di discussione e tutti intersecavano l'uno nell'altro, e i sei livelli era possibile considerarli tutti e sei insieme solo nella misura in cui una persona lavorava 16 ore al giorno. Se una persona perdeva il filo di una delle sei discussioni, perdeva il filo di tutto. Per cui anche le persone che dovevano decidere se cancellare o meno una pagina Federazione Pagana non erano in grado di seguire le discussioni, e alla fin fine la decisione di cancellare la voce Federazione Pagana è stata presa sull'opinione. Cioè, è come se noi dicessimo che Galilei, è giusto che Galilei venisse condannato perché l'opinione delle persone era che il sole girava attorno alla terra. Dunque il fatto che entrava nell'enciclopedia era che il sole girava attorno alla terra, e siccome Galilei diceva il contrario doveva essere cacciato, doveva essere condannato. Lo stesso metodo di giudizio, lo stesso metodo per fare le voci è il metodo che ha usato Wikipedia. Naturalmente cosa è successo? È successo che a mezzanotte di domenica, esattamente, la pagina, la voce Federazione Pagana dall'enciclopedia è stata cancellata. Alle 8:30 del giorno dopo, la voce Federazione Pagana è stata caricata, in maniera completa naturalmente, sul sito www.federazionepagana.it e sulla pagina principale. Infatti, torno a ripetere, non avevamo mai scritto una pagina relativa alla storia della Federazione Pagana, l'abbiamo scritta in quell'occasione. E siccome bene o male quella scheda che abbiamo fatto per Wikipedia è una scheda che informa ciò che è la Federazione Pagana, come agisce e quali sono le cose che lei considera importanti, l'abbiamo messa in prima pagina su www.federazionepagana.it. Se qualcuno va a vedere, apre la prima pagina di www.federazionepagana.it, sopra alle novità trova il link della scheda riassuntiva di ciò che è la Federazione Pagana. Pertanto ce l'hanno cancellata da Wikipedia, era una pagina, diciamo così, più sintetica di quella che abbiamo caricato dopo. Dopo sei ore era sul sito nostro e tutto sommato ci sta benissimo. Dopodiché però tutto ciò che è successo su Wikipedia io me lo sono stampato, me lo sono scaricato, me lo sono messo in computer, e come sempre accade in questi casi viene analizzato il perché delle cose. Voi sapete che un principio fondamentale della stregoneria è chiedersi il perché delle cose. Se noi cessiamo di chiederci il perché delle cose, non facciamo nemmeno stregoneria. E il perché delle cose non ce lo chiediamo soltanto quando siamo in percezione alterata o quando viviamo situazioni strane, ma quando affrontiamo in maniera completa, in maniera determinata, in maniera totalizzante i problemi della vita di tutti i giorni. E questo con Wikipedia era un problema della vita di tutti i giorni. Siccome ho una buona capacità di scrittura, al di là se scrivo bene o non scrivo bene, sono poco importante, ho cominciato l'analisi della situazione. Fra le altre cose, una delle cose più pesanti, che però è pesante solo perché appare non sostanziale, fu di un tale, di una casella di posta, sapete che in internet si presenta spesso per caselle di posta e non come persone, che affermò che la Federazione Pagana in un suo convegno ha invitato le bestie di Satana. Torno a ripetere, secondo un personaggio, una casella di posta, la Federazione Pagana in un suo convegno ha invitato le bestie di Satana.
Chiaramente l'abbiamo immediatamente censurato come un insulto gratuito, a parte varie vicende. E sicuramente Wikipedia, quando mi ha scritto la direzione di Wikipedia, cioè, ha detto che effettivamente è stato un insulto, che però secondo lei il tizio aveva rettificato. È stato un insulto, il tizio non ha rettificato. Ma ciò che è peggio di tutto questo è che Wikipedia non si è resa conto cosa ha fatto. Cioè, in tutta la storia degli 8-10 giorni, 7 giorni, 8 giorni, che è rimasta la pagina di Federazione Pagana su Wikipedia, noi abbiamo ricevuto una barcatale di insulti, di diffamazioni, di reati, perché alcune cose sono censurate come reati, talmente grande che Wikipedia non si rende conto cosa ha fatto. E allora glielo spieghiamo, glielo spieghiamo. Ho aperto un indice, indice Wikipedia, che è all'interno dell'indice delle società civili, dei principi della società civile, che è all'interno del sito www.federazionepagana.it, e in questo indice sto caricando tutte le pagine relative a far comprendere che cosa Wikipedia ha fatto e perché Wikipedia è un'organizzazione criminale, è un'organizzazione che attenta alla cultura di questo paese. Solamente non basta dirglielo, cioè non basta fare le affermazioni, occorre anche giustificarle le affermazioni. E le affermazioni vanno giustificate quando si spiega perché e per come. Ora, sicuramente le pagine che sto facendo potranno essere utili anche a Wikipedia, cioè Wikipedia può leggersi le critiche che gli faccio e usarle per migliorare la sua struttura, per migliorare quello che lei sta facendo. Però ci vuole intelligenza per farlo. Ci vuole intelligenza e non è la caratteristica né di Wikipedia né di chi frequenta Wikipedia. Bene, stasera, visto che abbiamo un po' di tempo e visto che questo è l'argomento, in quell'indice, indice Wikipedia, ho messo finora 6 pagine relative a 6 aspetti di aggressione che abbiamo ricevuto da Wikipedia. Stasera, quello che vi faccio, quello che vi leggo, è un aspetto un po' particolare. In pratica, la pagina Federazione Pagana è stata messa. È stata chiesta la cancellazione della pagina affermando che la Federazione Pagana è un movimento pseudo-religioso. Ora, chiaramente questo è un insulto, però dobbiamo spiegargli anche perché è un insulto, visto che tutti quelli che sono andati sulla pagina, parlo di 46 persone, dico 46 persone, si sono letti la cosa, o si presume che si siano letti la cosa, e abbiamo trovato la cosa assolutamente normale. Cioè, dare alla Federazione Pagana del movimento pseudo-religioso per loro era normale. Per noi era un reato ed è un reato grave. Per loro invece era normale. Allora, su questo argomento, naturalmente, ne ho fatto una pagina web dal titolo Perché Wikipedia ha commesso un'offesa grave permettendo di definire la Federazione Pagana movimento pseudo-religioso. E questo vi serve anche a tutti voi per sapere cosa significa fare una cosa del genere. Chi ha seguito le trasmissioni della radio, comunque ciò che leggerò lo conosce perché lo abbiamo già fatto. Sembra che i wikipediani abbiano un forte disprezzo per le norme della società civile. Loro ci sputano sopra. Deridono le persone che chiedono il rispetto delle regole sociali. Loro si credono onnipotenti ad immagine e somiglianza di qualche Dio. 30 wikipediani hanno sottoscritto in maniera critica l'insulto di pseudo-religione alla Federazione Pagana senza trovare incivile farlo. In che società vivono questi wikipediani? E se questo è il loro comportamento, quale validità hanno le voci che scrivono? Criticando le accuse di odio religioso per la definizione della Federazione Pagana come pseudo-religione, il wikipediano denominato El Borgo, nella pagina
http://wikipedia.com/eccetera avanti, afferma: odio religioso, per la definizione data che dice pseudo religioso. Commento indubbiamente critico quello di Lilia, ma incitamento all'odio religioso. Ciò appare come un pretendere di insultare. Altri wikipediani hanno fatto la stessa cosa. Infatti, tutti quelli che hanno votato per la cancellazione della voce Federazione Pagana non hanno avuto nulla da ridire o da obiettare. Proviamo a capire. Quando è che un movimento è religioso o quando un movimento è pseudo-religioso? Dice la Corte di Cassazione in sentenza: l'elaborazione di una definizione di religione non può essere fondata, senza violare le norme di diritto costituzionale, esclusivamente sulle religioni, sulle confessioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane, che finirebbero per escludere le religioni politeiste, quelle sciamaniche od animiste, e quelle che, come il taoismo e il buddismo, nelle sue varie articolazioni, non promettono al credente la vita eterna col corredo di percorsi di salvezza privilegiati dal rapporto o addirittura dalla particolare grazia di un Dio unico. Questo lo dice la Corte di Cassazione. Tratto dal Gazzettino il 17 maggio 1999. Si tratta della sentenza numero 9476 dell'8 ottobre 1997 della Corte di Cassazione nella motivazione di rigetto della condanna inflitta alla Corte d'Appello di Milano a Scientology, in quanto la Corte d'Appello di Milano sosteneva che Scientology non poteva essere considerata una religione. Allora, mi interrompo un attimo, riprendiamo il discorso per capirci. Dice la Corte di Cassazione: l'elaborazione di una definizione di religione non può essere fondata esclusivamente sulle confessioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane, che finirebbero per escludere le religioni politeiste. Solo questa affermazione è sufficiente da parte della Corte di Cassazione per definire i praticanti delle religioni politeiste una religione. È chiaro questo? Questa è la Corte di Cassazione. Non è il pinco pallino qualsiasi. Vado avanti con la lettura. Affermava l'avvocato che aveva promosso il ricorso in Cassazione, perché io ho la rassegna stampa di allora, del 1997. Non l'ho buttata via. E infatti l'avvocato che aveva promosso il ricorso in Cassazione dice: principio particolarmente importante nel caso delle minoranze religiose, la cui tutela è alla base di uno Stato di diritto, è uno Stato che può e non deve essere confessionale. Gazzettino, 10 novembre 1997. Dunque, chi definisce una religione pseudo-religione non lo fa mai rivolto alla propria religione, ma rivolto ad una religione diversa dalla propria, sia che ne abbia o non ne abbia una, cioè che sia un ateo. Non può dimenticare ciò che la Corte d'Appello di Venezia ha stabilito. Cosa ha stabilito la Corte d'Appello di Venezia, riportata dal Gazzettino in data 7 ottobre 1997? Dice: in materia di critica religiosa è possibile e lecito, in ossequio alla libertà di pensiero, giungere a negare fondamento all'altrui credo religioso. Dice: è lecito negare l'altra religione, è lecito criticarla, è lecito metterla alla berlina, ma solo quando tale giudizio sia frutto di un'argomentata esposizione di contrari principi dogmatico-dottrinali. Cioè, io posso mettere alla berlina il pazzo di Nazareth quando viene arrestato stuprando un bambino col bambino nudo perché i preti stuprano bambino. Posso fare questo perché a un argomento dottrinale, Gesù e il bambino nudo,
oppongo delle necessità della vita, cioè il non stuprare bambini. Argomento della mia contrapposizione. Ma non posso affermare apoliticamente, o peggio ancora, fare delle affermazioni correlate a finalità criminose o comunque illecite. Posso criticare una dottrina, ma non posso fare delle affermazioni a prioristiche, offensive, a meno che non le regga o non le sostenga con argomentazioni appropriate. Vado avanti. Come è avvenuto nel caso di definire pseudo-religioso la Federazione Pagana. La sentenza della Corte d'Appello di Venezia viene confermata dalla Corte di Cassazione, che aggiunge, attenzione, il fatto che un credo religioso e i relativi principi si basino su un atto di fede, per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto e pertanto gratuite. Ripeto, non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto e pertanto gratuite. Esattamente come definire la Federazione Pagana movimento pseudo-religioso. E questo lo dice la Corte di Cassazione, cioè sono i nostri principi sociali, non sono delle robe campate in aria così tanto per scrivere. Afferma la Corte Costituzionale, e qui questa affermazione della Corte Costituzionale è all'interno di una sentenza in cui un'associazione religiosa, in questo caso i Testimoni di Geova, affermavano che il comune di Milano, mi sembra, a Spanne, aveva distribuito dei fondi fra le associazioni religiose, ma aveva messo la discriminante solo per le associazioni religiose riconosciute dallo Stato. I Testimoni di Geova dicevano che il fatto che quei fondi per luoghi di culto solo per le religioni riconosciute dallo Stato era una discriminazione nei loro confronti. E in realtà, quando viene fatto questo, significa che è una discriminazione rispetto a tutte le organizzazioni religiose non riconosciute dallo Stato, cioè si chiamano culti ammessi in Costituzione, ma non per questo vengono riconosciuti dallo Stato. Lo Stato non è tenuto a riconoscere tutti, ma tutti sono ammessi. Ebbene, la Corte Costituzionale fa delle affermazioni mettendo questa sentenza e dice: tale ragione di incostituzionalità trova applicazione anche nel presente giudizio. Le intese, di cui all'articolo 8 terzo comma, sono infatti lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato, per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune. Cos'è una deroga al diritto comune? I cristiani mettono in ginocchio i bambini davanti al loro pazzo profeta. È un reato. Se lo facesse a scuola un maestro e dire al bambino mettiti in ginocchio, è un reato, è una vessazione, è un'umiliazione. La deroga al diritto comune è che i cattolici in chiesa fanno così, dunque non vengono perseguiti per il reato di umiliare i bambini. È una deroga al diritto che lo Stato fa, purché però sia nell'ambito religioso. Va avanti la Corte Costituzionale, dice: non sono e non possono essere invece una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose. Dice in pratica il concordato con lo Stato,
permette alle singole religioni, alle singole confessioni religiose di commettere dei reati, chiaramente entro un certo ambito, all'interno delle norme di culto. Ma il fatto che lo Stato abbia fatto questo concordato, cioè permettere alle singole religioni di fare dei reati senza per questo essere puniti, non significa che queste religioni che hanno il concordato con lo Stato possono avere dei vantaggi particolari rispetto a chi, a quelle associazioni religiose che non hanno il concordato con lo Stato. Per cui fai i reati all'interno del tuo, della tua confessione religiosa, ma non hai dei privilegi superiori agli altri. Va avanti la Corte Costituzionale. Ciò è tanto più vero in una situazione normativa in cui la stipulazione delle intese è rimessa non solo all'iniziativa delle confessioni interessate, le quali potrebbero anche non voler ricorrere ad esse avvalendosi solo del regime di libertà e delle regole comuni stabiliti dalle leggi, ma anche, per altro verso, al consenso prima del governo, che non è vincolato a leggi e norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo su richiesta della confessione di negoziare e di stipulare l'intesa, e poi del Parlamento, cui spetta deliberare le leggi che, sulla base delle intese, regolano i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato. Cosa significa tutto questo? Dice che il fatto che le religioni che hanno un concordato non debbano avere più privilegi delle altre religioni che non hanno il concordato è tanto più importante in quanto, prima di tutto, un'associazione religiosa può anche non volere un concordato con lo Stato. Può dire: a me mi vanno benissimo il regime di libertà attuale che lo Stato garantisce e le comuni regole che vengono stabilite dalle leggi. A me va benissimo questo, per cui non faccio nessun contratto con lo Stato, non dico allo Stato: guarda, io nell'esercizio del mio culto commetto questi reati, voglio fare un concordato perché tu non mi processi. No, non devo commettere nessun reato deve essere commesso, per cui non ho bisogno di fare nessun concordato con lo Stato, però ho il diritto comunque ai fondi per costruire il mio luogo di culto. E dice la Corte Costituzionale: inoltre, per fare il concordato non basta la volontà dell'associazione religiosa, ma è necessario prima di tutto che il governo sia d'accordo. E allora, se io al governo ho dei ministri cattolici, chiaramente questi possono impedire il fatto che io faccia l'accordo, perché magari osteggiano la mia religione. E in più, dice la Corte Costituzionale, c'è sempre il Parlamento che dopo deve fare la legge, cioè deve garantire quelle norme e quelle regole concordatarie che si sono concordate, e il Parlamento può anche decidere di non accettarlo. Per cui il fatto che qualcuno faccia un concordato, quel concordato diventi legge, ciò non significa che deve andare a discapito di quelle associazioni religiose piccole che invece il concordato non l'hanno fatto. Questo dice la Corte Costituzionale. Andiamo avanti ancora, sempre con la Corte Costituzionale. Vale dunque in proposito il divieto di discriminazione sancito in generale dall'articolo 3 della Costituzione e ribadito, per quanto qui interessa, dall'articolo 8, primo comma. Ne risulterebbe, in caso contrario, violata anche l'eguaglianza dei singoli al godimento effettivo delle libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare presenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame. Per cui ti dice praticamente: se tu non hai il concordato, devi comunque poter accedere a quei benefici economici a cui accede la Chiesa Cattolica. Perché? Anche tu hai il diritto al culto, hai il diritto alle tue cose, hai il diritto al tuo esercizio delle tue funzioni, perché sei una comunità. Per cui il fatto che Wikipedia abbia accettato il discorso pseudo-religioso è un'offesa contro la Corte di Cassazione, contro la Corte Costituzionale, contro la società civile. Andiamo avanti col testo. Ben due volte ho riportato, stigmatizzandolo, un post che Lidia,
che è quella che ha detto che noi eravamo un'associazione pseudo-religiosa, a puro scopo provocatorio e aspettandosi che io lo trovassi sull'NG di discussione etcultura.religioni, scriveva. E qui io riporto l'intero messaggio con tutti quanti gli indici, no? Scientology, itt.wikipedia.org/wiki Scientology può essere ora editata dagli utenti registrati. Il blocco è durato 9 mesi circa, un parto. PS, riusciremo questa volta a scrivere che per alcuni è una setta? Staremo a vedere. Ebbene, nessuno degli almeno 45 wikipediani che sono passati su questa pagina, su quella pagina, ha capito il significato sociale e giuridico della cosa. Anziché assumere le regole sociali nelle loro azioni, sono ancora ferme all'idea assolutistica dell'Inquisizione cattolica. Dici loro che fare una cosa del genere è un reato e minacciano di cacciarti perché affermano che tu gli stai facendo una minaccia legale. I wikipediani commettono dei reati e cacciano le persone per paura di essere denunciati. Bel regolamento di merda. Quando tale Nio non è in grado di affrontare un dialogo per incapacità, ignoranza ed incompetenza, il dio padrone con cui si identifica dice in data 8 novembre 2006 alle ore 18:16: adesso basta, o cambi modo di esprimerti o ti faccio bannare. Anzi, l'ho già chiesto, se sei venuto solo per sputare sentenze, puoi benissimo tornarci nella tua federazione e non rompere più le palle qui. Non esiste solo il tuo gruppo, basta spammare. Insultare le persone per questo personaggio è costruttivo. Già perché le persone chiedono rispetto e non si mettono in ginocchio e non obbediscono. Com'è possibile la discussione con delle persone che non hanno nessuna base culturale per sapere di cosa stai parlando? Queste persone non si sono ancora rese conto che hanno offeso in maniera atroce la Federazione Pagana. Hanno offeso in maniera atroce le istituzioni di questo paese. Hanno offeso in maniera atroce i giudici della Corte Costituzionale. Hanno offeso in maniera atroce i giudici della Corte di Cassazione. Diderot si sta rigirando nella tomba. Egli, allora, scrisse un'enciclopedia che mise fine allo strapotere delle gilde. Ora deve assistere a persone che vogliono scrivere enciclopedie riaffermando i principi dell'Inquisizione cattolica. E questo è soltanto la stigmatizzazione dell'accusa di essere un'organizzazione pseudo-religiosa. Naturalmente di queste pagine ne ho fatte 6 per il momento. Vediamo un attimino se riesco anche a trovare il sunto. Eccolo qui. Ne ho fatte 6 e sono intitolate Wikipedia e gli strumenti con cui viola la libertà individuale. Le minacce legali. Wikipedia, le tecniche di rottura del dialogo e i loro effetti. Wikipedia, il vandalismo e la buona fede. 4. Wikipedia. Perché Wikipedia ha commesso un'offesa grave permettendo di definire la Federazione Pagana un movimento pseudo-religioso, che vi ho letto. 5. Wikipedia. Considerazioni sulle voci enciclopediche, l'anima delle notizie. 6. Wikipedia. Un'offesa di Wikipedia alla società civile, il progetto neopaganesimo. Queste sono 6 pagine che ho fatto sull'esperienza e penso che ne farò altre 3 o 4 circa, ma un paio sono già abbozzate, un altro paio sono soltanto in idea e comunque vanno a definire l'intero schema dell'esperienza che c'è stato con Wikipedia. Wikipedia che naturalmente con i suoi sistemi ha aggregato un tipo di personale che dal punto di vista culturale è zero. Dal punto di vista della violenza è molto forte e dal punto di vista del disprezzo delle leggi sociali e delle norme che regolano le relazioni fra gli uomini è estremamente attivo. Bene, con questo personale purtroppo prima o dopo dovremo farci dei conti, conti che avverranno chiaramente in internet e l'effetto che avranno in internet non sarà se si scrivono tante o poche pagine, ma sarà l'intelligenza con cui quelle pagine saranno scritte. Bene, allora 049 700 700 e 049 700 838. Proviamo un attimino a vedere qualche ultima notiziuola. Vi ricordo, andiamo. Pronto? Ciao Ivan. Ciao, ciao. Niente, forse ho dato una definizione un po' troppo, no? Ma però che se una leggerezza di un'ignoranza voluta, secondo me.
Ma per noi era organizzata, secondo me, sai. Sì. Sì, sì, ma sì. No, ma sì, talmente educativo, quando che arriva una roba, cioè quando chi sente, chi vede paganesimo, no? Scatta un meccanismo educativo di ripulsa, no? No. E affiora sempre quell'idolo, affiora sempre che ormai che sei introiettato dentro. Ma siamo diventati un punto di riferimento a livello mondiale, capisci? Allora, qualunque cosa fai, anche se è 50.000 che dice di essere pagani, non ne frega niente, però se sei tu, devono farti fuori, capisci? Esatto. Ed è organizzata quella faccenda, ma tanto le idee corrono lo stesso. Corri stesso? Anzi, corrono ancora di più, cioè... Non è che sia tempi che non esiste il computer, adesso che io non so neanche appunto parlare, perché praticamente, però... Guarda... Ormai ogni famiglia, penso che lo avesse, insomma, mai, meno uno. Guarda, fai conto... Il fatto è che 50 persone, esattamente 46 che hanno votato, più quelle che hanno assistito, no? Fai conto, 50 persone, hanno vissuto 8 giorni estremamente intensi e non c'è mai stato un dibattito così intenso sulla federazione, cioè su un argomento. E la federazione pagana è stata il centro. Adesso si trovano un indice in internet in cui stigmatizza il loro lavoro. Cioè dà un'altra ottica di quello che stanno facendo. Ora, non tutti sono criminali, capisci? Cioè, non tutti fanno del danno volutamente alle persone, però serve a far riflettere, cioè, su questa stigmatizzazione, tipo questa per esempio, riuscire a tirar fuori dei dispositivi di interpretazione della legge, vecchi di 10 anni, capisci? Secondo me fa riflettere, e se non riescono a riflettere così non so più che farci, capisci? Secondo loro, cioè, l'accettazione di una cosa, io riparto dal principio che le leggi ne conta meno della morale sua, capito? Nel senso che se entra nel computer, se entra una cosa del genere, capisco, secondo loro se un'offesa, capito? In intrinsecamente si sente una cosa che aleatoria, che tu capisci, cioè, sì, la parola paganesimo, secondo me, è veramente vista ancora con... Col significato cristiano, esatto, ancora, sì. Esatto, bravo. Cioè, praticamente non significa niente, è solo un insulto da fare a qualcun altro. Non gli costa niente, per esempio, tirar via voce, tirar via pagine. Sì, ma... Lo fa con una leggerezza, come l'ho detto prima, leggerezza proprio di ignoranza voluta, secondo me. Sì, ma la cosa più grave è che stavano anche lavorando a fare Wikipedia un portale di tutti quanti i gruppi pagani, cioè progetto neopaganesimo. Se devi dire la federazione pagana, non resta più niente, restano soltanto persone virtuali, cioè, per cui okay, un po' stupido. Comunque hai fatto ben citare, anzi è doveroso insomma la Cassazione, perché... Ma guarda che questa è una sentenza fondamentale, perché fu fatta contro un prete qua di San Donà, cioè del nostro... Penso che abbia telefonato anche qui in radio quella volta. Piangendo, sì, perché quando la Cassazione confermò quella sentenza, venne fuori quella sentenza in 3 battute. Allora, la prima aspetto di quella sentenza disse prosciolto per prescrizione. Allora, subito il giorno dopo furono grandi esaltazioni perché era assolto, ma loro non sanno che la prescrizione è una condanna. C'entra niente con la soluzione. Esatto, è una condanna, soltanto che i tempi sono talmente passati che non vai in galera. Dopodiché è passato un altro 2 giorni ed è venuto fuori il dispositivo della sentenza e fece epoca. E mi ricordo che quando qui in radio facemmo allora, ti parlo, siamo nel 67-68, no? Cioè nel 98 dico, facemmo la trasmissione su questo, leggendo le cose. Noi abbiamo ricevuto una telefonata di uno che piangeva ed era lui, cioè io sono convinto che fosse, cioè, il prete era Gomiero de San Donà, e stava, perché quella diventava una sentenza di riferimento per quelli che sono i comportamenti delle persone fra religioni, capisci? Esatto. Cioè, che il disprezzo proprio voluto o non voluto, magari così anche con leggerezza, capisci? Esatto. Cioè essere convinti che la loro religione sia abbia come il dovere e anche il diritto di fare quella roba. Guarda che quella volta fu il prete, lui e Faraon, che era il capo praticamente dell'Aris, che scrissero sul giornaletto parrocchiale, mi sembra di ricordare che i testimoni di Geova erano dei rovina famiglie,
e i testimoni di Geova di denunciarono. In primo grado a Venezia, in assise, furono assolti e il Gazzettino titolò diritto di insulto per questioni religiose. E fu in appello che dopo furono condannati. Attento, cambiamo un attimo. Dimmi! Telegiornale, CMS, secondo un altro prete. Ancora? Sì, Napoli. Ah, bene. Sì, Napoli sistematicamente è una tosetta di 10 anni, in avanti ogni giorno. Vabbè, però quasi, il paese si era quasi coperto. Con la FIA, no? Si era scandalizzato più perché lo faceva vestito all'altare. Ah, ecco. La FIA non frega niente, vero? Sta come una specie di come che io recepio mi dopo e se dopo vedo meglio vedo in idere cosa è successo e gliel'ho fatto vero? Sì, va bene okay. E dopo ti dici che Razzi che non dovrei stare in galera vabbè dai ok ciao 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 e purtroppo la violenza dei preti è una roba spaventosa. Pronto? Sì, è Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Volevo solo ricordare la satira di Paolo Villaggio che sembra leggera, invece va a pungere su Super Fantozzi, la satira proprio sulla creazione, io la chiamo la bugia ebraica, no? La creazione. E gli vorrei ricordare che il 15 di dicembre a Montegrotto Terme, al Palazzo dei Congressi, c'è Paolo Villaggio. Solo per complimentarmi con lui, proprio per come lui affronta la favola religiosa, proprio lui non te lo dice esplicitamente, però tutto il film di Super Fantozzi è imperniato proprio sulla favola o bugia ebraica meglio. E io volevo solo ricordare questo, perché io ce l'ho nel cuore il Paolo Villaggio, okay. Lo conosco anche e ti ringrazio molto. Di essere là Claudio. Ok. Ciao. Un po', ciao. Una cosa vorrei dirvi, non confondete mai gli attori con le parti che recitano, eh? Magari è anche giusto a volte ricordarli, ma... Pronto? Ciao. Ciao Beppi. Dimmi. Chiarissimi una cosa un po'. Sentivo qualcosa di... Dimmi. All'inizio parlavi di Galileo, no? Sì. Hai accennato. Sì. Tu sai qualcosa di Galileo. Ah, hai no. Letto qualcosa di Galileo? Quasi niente. Non ne ha capito. Ho letto soltanto qualcosina, sì, sul processo. Su Galileo è stato scritto molto, no? Sì. Solo che il fatto, e non so il solo, che io non so, secondo te fu condannato per eresia? Eh sì. Quale eresia? Quella di aver negato l'attività della Bibbia, no? Aver negato il fatto che Giosuè dice fermati o sole, dunque era il sole che girava attorno alla terra. No, ma quello non era un dogma. Ecco, non era un dogma, ma era un'eresia. Significa condannare la parola. La Bibbia è la parola di Dio. Infatti lui gli ha detto ai cardinali, guardate nel telescopio, e non avevano neanche la forza di metterci gli occhi a guardare Giove, perché dopo il non volevano, non volevano rendersi conto di una verità, insomma, no, vabbè, ma di una realtà, non di una verità, di una realtà. Sì, solo che succede così che rifiutano qualcosa quando hanno sentore che sia verità, insomma. Ah, ma dimmi una cosa. Dimmi. No, ma il dogma è una cosa che caratterizza ogni religione. Certo. Anche noi abbiamo i nostri dogmi. Dimmene uno. Ah. Dimmene uno. Non puoi peggiorare ciò che esiste. Non puoi costruire delle leggi sociali peggiori di quelle che ci sono. Non puoi impedire la libertà di parola più di quanto è impedita adesso, devi anzi aumentarla. Non puoi impedire la libertà di pensiero più di ciò che avviene adesso, ma devi aumentarlo. Non puoi impedire la libertà personale e soggettiva degli uomini più di quanto adesso è impedita, ma devi aumentarla. Sono dogmi di libertà, non esistono in filosofia, vai tranquillo. Sembrano un dettato civile. Ah, davvero? Io invece li chiamo dogmi di libertà e si oppongono al dogma di verità, perché il dogma di libertà si mette davanti agli uomini, il dogma di libertà si mette dietro agli uomini e il dogma di verità si mette davanti agli uomini. Mettendo dietro agli uomini... Sì, non è imposizione, insomma, dai. No, è un'imposizione, ma ha una direzione. Non è un'imposizione. Ha una direzione.
È una direzione. Comunque non esistono in filosofia, perché in filosofia c'è solo il dogma e il non dogmatico, no? C'è il dogmatismo e l'antidogmatismo. Dogmi di libertà non esistono perché appartengono al paganesimo antico ed è necessario rielaborarli, infatti lo abbiamo fatto. In internet sì, abbiamo messo tutto. Sì, ho capito. E beh, poi qui e adesso ti metto su anche, no, perché però... guardare il microfono a Stefano. No, mi pensavo che eretico fosse il contrario di ortodosso. Ah sì? Allora, Va bene. O no? Ma non lo so questo. Io so che l'eretico è quello che nega dei principi della Chiesa, no? E come tale viene bruciato. Tutte le chiese però. Di quella chiesa. Vado via perché sennò Stefano mi uccide. Ciao, grazie. Alla prossima, ciao. Chiudo qui la trasmissione perché chiaramente c'è Stefano e vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Mando immediatamente il discorso del Presidente. Ciao a tutti, ciao.